al di là del risultato, soprattutto nella mezz'ora finale, una delle migliori squadre dell'anno, il Pescara. Sì, diventa difficile dire dopo tante sconfitte in un periodo così, quindi, però è evidente che abbiamo fatto una discreta partita, abbiamo subito un gol balordo, non da noi, e quindi questo racchiude un po' il periodo nero che stiamo vivendo, perché di solito, al di là dei gol che stiamo subendo ultimamente, ma così non ne avevamo mai subito con una palla verticale. E dopo sì, abbiamo fatto una buona prestazione con l'ardore e la voglia di non soccombere, ma non siamo riusciti poi alla fine a raddrizzarla. Quindi momentaccio, ne siamo coscienti. Ci dispiace, a me dispiace sia per i ragazzi, soprattutto per i tifosi che fanno sacrifici e non se lo meritano, però in questo momento purtroppo non riusciamo a dargli le gioie che meritano. Allora, partiamo dall'inizio, dai primi 10 minuti, dove sostanzialmente l'Avellino ha vinto la partita. Avete sofferto molto la loro pressione, avete sofferto i movimenti di Canutè da finto 9. È una lettura completamente sbagliata sia di Boben sulla palla lunga di Aia, sia di Sommariva sull'uscita. A conti fatti vi ha penalizzato. Sì, siamo partiti non benissimo sotto il piano dell'attenzione e dell'intensità. I primi 10 minuti abbiamo, come hai detto bene tu, sofferto questi ritmi, insomma, dell'Avellino, e soprattutto le giocate in verticale su Canutè, dove si buttava negli spazi, e abbiamo fatto un po' fatica nelle letture. E chiaramente con un giocatore così veloce poi diventa un po' più complicato, ma ribadisco, il gol non è un gol che abitualmente concediamo, perché anche le giocate in verticale di solito sono sempre stati abili nelle letture, e oggi c'è stata questa cosa che, ripeto, ci è costata alla fine la partita. Però è un momento così, è un periodo così, non è un momento. Un momento relativamente breve, ormai siamo da 5-6 partite, insomma, che non riusciamo purtroppo a portare a casa il risultato pieno. Poi piano piano però il Pescara è cresciuto, bisogna essere oggettivi. Colombo ha creato palle gol nel primo tempo, ne ha create a grappoli nella ripresa. Io credo che la giocata di Colai per Tupta valesse il prezzo del biglietto, e Tupta è stato altrettanto bravo, ma è strepitoso pane in quella circostanza. Meritavate almeno il pareggio? Se la sente di dirlo. Sì, sì, è eufemistico per il periodo, ma la prestazione alla fine ritengo che sia stata molto la migliore positiva, dell'ultimo mese, sicuro. Molto positiva. Ecco, se noi guardiamo le prestazioni recenti, le sconfitte recenti, non avevamo creato quasi nulla. Oggi possiamo dire di aver magari non fatto parare in modo eccessivo il portiere, ma creato dei presupposti pericolosi, perché anche magari alla fine con delle situazioni dove De Zogus ha calciato fuori da buona posizione, anche se leggermente defilata, se le sommiamo, abbiamo sprecato, diciamo, tante opportunità che potevano diventare opportunità pericolose. Le chiedo le ultime due cose io, poi lo studio che ha l'auricolare il tecnico Colombo e vi ascolta. Lei non ha mai parlato di mercato per tutelare il gruppo, perché l'ha sempre detto: ho questi ragazzi e me li tengo stretti. Ora però si è chiuso il girone, si è chiuso il 2022, apre ufficialmente il mercato. Credo che più concretezza lì davanti sia l'obiettivo del mercato del Pescara, se la sente di dirlo. Ma parlarne oggi veramente per me diventa difficile. Io devo pensare a migliorare delle cose, quindi Quindi non mi perdo in questi discorsi. Chiaro che oggi noi siamo in un periodo veramente difficile, quindi vediamo di resettare, quando si ripartirà, di ripartire con la testa giusta, con la voglia di rimediare e di riprenderci un po' il pubblico che chiaramente attraverso i risultati negativi stiamo perdendo. Quindi oggi noi puntiamo a fare meglio di quello che in questo momento stiamo facendo, quindi non mi soffermo sul mercato. Perfetto. L'ultima da studio, che deve salutarci il tecnico Colombo. Studio. Naturalmente Fabio Ferraresi. No, io mister, ricollegandomi chiaramente alla sua considerazione sul gol subito, le volevo chiedere, dall'alto della sua esperienza, secondo lei è dovuto più ad una mancanza in questo momento di fiducia e di attenzione, o anche un errore di comunicazione magari del compagno di reparto che poteva leggere meglio il taglio? Non lo so se dal campo. Ora diventa difficile fare un'analisi approfondita, nel senso che è stata una palla da 40 metri, è chiaro che palla scoperta. Lavoriamo su questi concetti dove si può scappare con i tempi giusti, anche se poi hai un giocatore veloce come Canutè che ti può mettere in difficoltà, ma subire una situazione
così diventa difficile capire cosa non è andato là dietro, perché può essere sì un errore di comunicazione, una disattenzione, però questo mi farebbe preoccupare perché siamo all'inizio partita e quindi posso concepirlo tra virgolette alla fine quando c'è un po' più di stanchezza, ma quando si è lucidi all'inizio partita subire un attacco della profondità in questo modo a volte è inspiegabile.